oggi a Nizza nel salone espositivo dei vini, è una manifestazione che sta facendo grande risonanza e anche gradimento proprio della gente comune, tant'è che è stato un piacere. Ma ho approfittato della situazione per offrire al sindaco un piccolo libretto, che io ho chiamato il libro dei sogni possibili, e noi sappiamo che i sogni muovono il mondo quando sono possibili, quando si realizza. E quindi io proprio te lo do nella speranza che tu ne faccia quella, quanto modesto sia, è frutto di uno studio di un gruppo di lavoro, tra di essere amministratori, professionisti, giovani, e una cinquantina di persone che riflette tutto su cosa serve per passare. Per aiutare i comuni, senza la regione, senza l'Europa non andiamo da nessuna parte. E oggi piacere che ci sia anche Loretta Bologna, che è un assessore di Asti, un importante assessore di Asti, che riguarda proprio i settori del turismo, dello sviluppo economico, dell'UNESCO e dei fondi europei. So che ieri è stato il sindaco Rasiero, che salutiamo, che è molto interessato a questa iniziativa, che farà da anche da propulsore, lui capolavoro per questa nuova New Deal, diciamo. E so che tu sei molto fortemente anche sensibile a un disegno che supera i confini del progetto. Assolutamente. Diciamo che è stato uno dei primi obiettivi dell'amministrazione, quello di cercare di abbattere questi confini, che poi sono fatti un po' di campanilismi, di campanili, che è un po' la nostra storia del territorio, però con il riconoscimento dell'UNESCO sono stati tracciati dei nuovi confini che chiaramente vanno al di sopra dei confini territoriali di ogni singolo comune, e quindi dobbiamo assolutamente fare squadra e cercare tutti insieme di lavorare in un'unica direzione. Questa mi sembra un'ottima opportunità.